concedetemi soltanto un attimo della vostra attenzione e lasciatevi accompagnare in una realtà dove non siete al vertice della catena alimentare come spesso vi ritrovate a pensare. In questo mondo siete una preda, come la foca per lo squalo bianco, con l'aggravante che non conoscete il territorio in cui vi muovete e non avete una seppur minima percezione del pericolo. Impossibile? Non direi. La verità è che siete biologicamente inadatti a questo mondo, il mondo della rete. Nel giorno del bianconiglio scoprirete quanto è profondo Internet e quanto poco lo conoscete. Scoprirete quanto la rete e le sue logiche non siano state concepite per essere sicure e quanto sia facile, per chi sappia cosa fare e come farlo, scatenare l'inferno, con conseguenze ben poco virtuali. In questo libro seguirete le indagini dell'esperto di cybersecurity Leonardo Artico, che ingaggiato da una multinazionale per proteggerla, si deve confrontare con una minaccia tanto incredibile quanto reale. Sarà in questo contesto che il protagonista si troverà a confrontarsi con un avversario che sulla rete è una leggenda, un nemico emerso dagli abissi della rete, che tutti chiamano Socrate, determinato a non limitare la propria azione criminale al mondo del web. Nell'epoca della società dell'informazione, dove abbiamo connesso tutto, dove abbiamo deliberatamente rinunciato a un grosso pezzo della nostra privacy in cambio di un profilo sui social, il giorno del bianconiglio porterà al di qua dello schermo quello che pensavate possa esistere soltanto al di là. Starete pensando, dopo tutto si tratta di un romanzo. Vero, ma ne siete proprio sicuri?